K.Cascella si difende, non mi faccio mettere i piedi in testa da Belen. Karina Cascella si difende da Belen Rodriguez dopo l'attacco dell'Argentina. Karina Cascella è tornata a parlare del suo attacco a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Un attacco avvenuto nel salotto di Domenica Live che ha indignato, e non poco, la bella Belen Rodriguez così come la famiglia del ciclista trentino. Le parole dell'ex opinionista di Uomini e Donne hanno sollevato un vero e proprio polverone. Ma, a distanza di giorni, la giovane non si pente di quanto dichiarato nel programma di Barbara D'Urso. Anzi, nell'ultima intervista concessa a Novella 2000, si è professata libera di poter esprimere il proprio pensiero, soprattutto quando si parla di personaggi sulla bocca di tutti come i concorrenti del Grande Fratello VIP. Cecilia e Ignazio al Grande Fratello, Karina continua ad attaccare la coppia. Karina non è intenzionata a chiedere scusa a nessuno ma ci tiene a precisare che il termine bestia non l'ho usato per dire che Cecilia e Ignazio sono due bestie, ma va inteso nel senso di animale che deve dare sfogo ai suoi istinti. La Cascella ha rivelato di non avere nulla contro Belen Rodriguez che, dopo le dichiarazioni dell'ex di Salvatore Angelucci, è sbottata sui social network. Io non ho nulla contro la Rodriguez, sarà bella, sarà brava, sarà famosa, ma non per questo mi faccio mettere i piedi in testa da lei solo perché è Belen Rodriguez. Io dico quello che mi pare, ha sentenziato la vincitrice della Talpa. Che ha poi puntualizzato, se Belen vuole proprio che i suoi due fratelli diventino famosi che li lasciasse camminare con le loro gambe, invece di intervenire ogni volta. Karina Cascella non approva la relazione tra Cecilia e Ignazio. A detta di Karina, quella tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non è una vera storia d'amore. Secondo l'opinionista, l'Argentina è stata poco rispettosa nei confronti di Francesco Monte mentre il figlio di Francesco Moser ha usato termini poco carini dopo la prima notte di passione con Cecilia. Secondo me l'amore è un'altra cosa. Un uomo che ama una donna la deve conoscere a 360 gradi o non puoi amarla dopo un mese, se ne conosci una minima parte e l'hai vissuta solo in un contesto, ha fatto sapere Karina. Che in tutta questa storia prova una sola cosa, la presenza di Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen è istintivo, si vede che è un bonaccione, non si fa tanti calcoli, ha notato la Cascella.